Metal Gear Solid Ground Zeroes è sostanzialmente il preludio a The Phantom Pain. In attesa dell'episodio completo, questo antipasto uscirà il 20 marzo in Europa, su Xbox One e PlayStation 4, ma anche su console old gen. Noi lo abbiamo giocato nella sua interezza e ci siamo fatti un'idea piuttosto precisa di cosa Kojima e Konami vogliono proporci con questa differente incarnazione del franchise. Ground Zeroes è il più fugace degli assaggi di quello che sarà Metal Gear Solid 5. Non facciamo mistero di quanto sia breve l'esperienza, appena un minimo rigiocabile per scovare tutti gli sbloccabili e giocare le missioni secondarie. Narrativamente è poco più di una cerniera fra Peace Walker e il quinto episodio. Ha un suo inizio molto forte e un suo climax finale, mentre nel mezzo si tratta della più classica missione di infiltrazione e recupero. L'approccio è quello di Snake Eater. Stealth finché è possibile, si passa all'azione quando veniamo scoperti. Tutto funziona molto bene, merito soprattutto di un level design della base militare decisamente convincente. Big Boss può optare per una vasta gamma di approcci, studiando l'ambiente circostante ed interpretando i pattern nemici. L'ambientazione di Ground Zeroes è un gigantesco playground liberamente esplorabile, dove le logiche non sono quelle stabilite dal game designer, ma decise dal giocatore. La presenza dei veicoli rappresenta un'autentica novità della serie. Ora è possibile guidarle in prima persona ed eventualmente servirsene per falciare orde di sentinelle. L'intelligenza artificiale è migliorata sotto molti aspetti. Tanto per cominciare, non vi è nessuna mappa a bordo dello schermo che indica il posizionamento dei nemici, e gli avversari sono di gran lunga più risoluti che in passato. È molto più complesso decifrare il loro pattern di movimento e comprendere il loro campo visivo, che in Ground Zeroes è influenzato da fattori quali le condizioni meteorologiche, i messaggi scambiati via rice trasmittente e l'interazione con le altre guardie. I problemi del titolo sono però legati soprattutto alla longevità. Il gioco è appena una scheggia nel mare promesso da The Phantom Pain. La sua collocazione temporale giustifica la natura standalone, ma non purtroppo la sua brevità. 3 ore sono più che sufficienti per affrontare la missione primaria e vederne i titoli di coda. È possibile riservarne altrettante per scovare tutti i collezionabili e affrontare 5 missioni secondarie, slegate dall'avventura principale e che sapranno intrattenervi grazie a ulteriori spunti narrativi. L'esperienza è intensa e ben studiata. Kojima ha messo sul piatto una serie di elementi capaci senza dubbio di trasportare Solid Snake nella next gen e realizzare appieno il suo sogno free roaming. Tuttavia, il rapporto fra longevità e prezzo sugli scaffali è davvero impietoso. Dopo averlo completato, insomma, la nostra idea è che c'erano diverse possibilità per espandere il numero di missioni e rendere magari il prodotto sicuramente più completo.